tu stai allenando il Santo Stefano Marche, questo è il primo anno in cui tu ti stai cimentando in questa nuova attività? Beh, è il secondo, in verità l'anno scorso facevo allenatore e giocatore, quest'anno è il primo anno da tempo pieno da allenatore. È un'esperienza difficile, gestire una squadra così di alto livello non è facile, soprattutto stare al passo con giocatori di così alto livello e un campionato di così alto livello. Ma tu, oltre a questo impegno, hai anche un altro impegno, che è quello con la nazionale, no? Fai parte dello staff del coordinatore tecnico Cappelletti. Sì, prima di tutto per me è un onore far parte del gruppo della nazionale, mi è stata offerta questa possibilità di collaborare, per me di crescere, di stare a fianco a allenatori di esperienza maggiore della mia, quindi per crescere spero di poter essere utile alla nazionale dando un po' della mia esperienza da ex giocatore e per quello che è poi la gestione della mia squadra di club. Torniamo alla tua squadra di club, appunto. In questo momento siete terzi in campionato, è un buon risultato che lascia anche aperte delle prospettive per il prossimo futuro. Ma noi abbiamo raggiunto quelli che erano gli obiettivi della stagione, anzi forse anche qualcosa in più. Siamo riusciti a qualificarci per la finale di Coppa dei Campioni, siamo arrivati a questa Final Four che, pur perdendo le due partite, per noi era già importante esserci, perché esserci vuol dire essere cresciuti. E adesso il campionato, ci sono i playoff, torneremo qua a Cantù per giocarcela con Cantù, consapevoli che sarà dura ma anche consapevoli delle nostre qualità. Senti, Final Four, due partite, due sconfitte, due grandi partenze, cioè due ottimi primi due quarti, poi dopo c'è stato un calo, perché? Ma la prima partita è pesata più di magari altre volte l'assenza del nostro capitano, che è una pedina fondamentale dei nostri quintetti, quindi avevamo la panchina un po' corta per poter tenere i ritmi contro una squadra come Cantù, che è completissima, fortissima, una squadra lunga, quindi abbiamo forse subito quello. Forse anche le fatiche del girone di qualificazione della Coppa Europea con un viaggio lungo. La partita di oggi non era per sottovalutare l'appuntamento, ma l'abbiamo usata più per provare cose per i playoff. In fin dei conti la Coppa ormai era andata, era giusto provare combinazioni diverse per crescere. Roberto, allora grazie, in bocca al lupo, speriamo che queste combinazioni che avete provato diano i frutti sperati. Quindi quando ci rivediamo? Noi il 6 aprile qua a Cantù per la prima partita di playoff. Ok, allora in bocca al lupo di nuovo. In bocca al lupo.